Bene, buona giornata a tutti. Io all'inizio ho tenuto il microfono spento per cui non avete sentito nulla. È una splendida giornata di sole, speriamo di arrivare alla fine della giornata sereni. Allora, io incomincio a salutare chi vedo già collegato, bravissimi, scusate il leggero ritardo. Federica, Lorenzo, Eugenio, Sara, Aldo, Adele, Roberta, Tommaso, Giulia, i due Samuele, che cumulativamente saluto, e Matilde. Ne approfitto per, ma lo sapete già comunque, per dirvi che ho dato comunicazione in sintesi di quanto emerso, in sintesi non proprio sintetica comunque, di quanto emerso dal consiglio di classe sia alla rappresentante dei genitori di cui ho l'indirizzo, chiedendo poi la condivisione con tutto il resto del consiglio, sia ai due rappresentanti di classe che poi alle due rappresentanti di classe che poi certamente avranno provveduto a girare quanto detto. È abbastanza analitico, nel senso che io ho semplicemente preso, buongiorno Andrea, buongiorno Luca, ho semplicemente preso il verbale così come era stato steso e ho tolto le parti che evidentemente poche, tra l'altro, riguardavano informazioni su singoli studenti come di prassi e quindi direi che posso anche ridirvi a voce una certa soddisfazione, Isaia, per come voi, la vostra classe, voi state affrontando questa situazione. Allora, incomincio a dire qualcosina, nel senso che prima di buongiorno Irene, di verificare che ci siamo tutti, incomincio a dire qualcosina sul tema della giornata. Vi ricordo poi che domani proseguiremo ancora in live streaming con il percorso sulle onde stazionarie, mentre lunedì e martedì faremo correzione condivisa sia di matematica che di fisica, così ci vediamo anche in faccia, ci salutiamo, ma poi magari qualcuno lo vedremo anche alla cogestione mercoledì. Poi ecco, approfitto anche di questa cosa, visto che ci sono i rappresentanti di istituto. Io ho compilato il modulo che mi avete chiesto, spero correttamente, poi mi direte qualcosa di come procedono le operazioni in vista di mercoledì. Allora, il nostro punto centrale di oggi è questo percorso complessi, buongiorno Paolo, complessi, isometrie e similitudini. Quindi C, il titolo è, voi sempre, no? Spesso in classe, qual è il titolo? Bene, oggi il titolo lo possiamo proprio scrivere in modo bello, preciso, altisonante. C conosce anche le isometrie. Breve presentazione. Abbiamo capito che il campo complesso conosce le terre pitagoriche, ricordatevi quando abbiamo estratto le radici quadrate che a un certo punto abbiamo incrociato il tema delle terre pitagoriche, tipo radice di 3 più 4i, eccetera. Bene, abbiamo capito che C conosce la goniometria. Se voi moltiplicate due numeri complessi di modulo unitario, ritrovate le formule di addizione per il coseno e per il seno. Ottimo. Ma questo C conosce tutti? Sì, conosce tutti.
ci conosce anche le isometrie e conosce molto bene anche le funzioni esponenziali. E quindi sottotitolo ci conosce anche e ok, il numero di Nepera. Insomma, ci sono tutti. Se ci pensate, più o meno isometrie le avete viste in seconda, prima, seconda, quando avete fatto tutto, forse anche in prima, quando avete fatto tutta la classificazione delle isometrie, traslazioni, simmetria centrale, simmetrie assiali, rotazioni, glissosimmetrie, che rimane come parola dal significato del tutto oscuro che voi avete nel vostro, diciamo, bagaglio. Conosce anche e che abbiamo visto con esponenziali e logaritmi all'inizio dell'anno, insomma, praticamente con le isometrie conosce anche le trasformazioni nel piano cartesiano e quindi, insomma, c'entra qualcosa con tutto. Conosce anche una fetta di fisica, ma su questa cosa preferisco lasciare a voi la gioia di scoprirlo più avanti nei vostri percorsi. Bene, allora io tra l'altro vi dico quali strumenti utilizziamo, principalmente il foglio. Qualcosina in GeoGebra verso la fine, giusto per recuperare alcune idee, visualizzarle. Gli strumenti di GeoGebra li avrete sempre a disposizione poi in Classroom, li caricherò subito dopo la lezione e naturalmente anche io ho anche a disposizione me stesso, non secondario. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, credo che forse ne manchino un paio, comunque va bene, noi incominciamo, poi gli altri si agganceranno. Allora, il discorso parte prima di tutto dalla notazione esponenziale, per cui primo punto saranno fondamentalmente quattro: la notazione esponenziale, le isometrie dirette, le isometrie inverse e le similitudini. Quindi è un percorso in quattro punti. Il primo punto si chiama notazione esponenziale. L'altro giorno Matilde dice: io per risolvere questo esercizio ho chiesto a uno studente di quinta, questo mi ha detto: ah, bisogna conoscere la notazione esponenziale. In realtà poi abbiamo visto che ci si arrangiava anche in altro modo, però a questo punto raccontiamo che cos'è questa notazione esponenziale. Chi è che mi manca Benedetta? Mi manca Benedetta. Ok. E poi mi manca anche qualcun altro, però Benedetta certamente. Ok, io con una coda dell'occhio tengo verificato se arriva. Allora, notazione esponenziale. I numeri della forma coseno di teta più i per il seno di teta. Ero io? No, 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 Federica, tu c'eri già? Ti ho già visto dall'inizio. No, no, assolutamente no. No, 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 non ti confondo, Federica, serena. Non c'è questa possibilità, almeno per adesso. Non escludo, magari fra 30-40 anni, di essere in difficoltà. Allora, il coseno di teta più il seno di teta, la forma esponenziale. Oh sì, scusate, sì, certo, era Federica che ha dato questa. Sì, scusate, ho scambiato Federica, cioè ho scambiato la memoria, insomma, perché. Allora, lo scriviamo in questo modo: lo scriviamo come esponente di base e elevato alla i teta. Ok, perché questa notazione? E quindi prendiamo questa come definizione per noi. Io scrivo per noi perché poi qualcuno vedrà un percorso diverso. Per noi questa è una definizione. Voi potete sempre pensarla in questo modo, potete pensare che questa sia una notazione abbreviata. Vediamo se riesco a mettere a fuoco un po' meglio. Ok, potete sempre pensare che questa è una notazione abbreviata
per indicare semplicemente un numero complesso di modulo 1 e argomento θ. Ma qual è il senso di questa abbreviazione? Il senso è che per questo tipo di funzione esponenziale valgono le proprietà delle potenze, nel senso che se voi prendete e alla iθ e lo moltiplicate per un altro numero complesso e alla iα, ovviamente potete scriverli entrambi in questa forma, utilizzare la definizione di prodotto. Nel prodotto i numeri complessi che cosa fanno? Moltiplicano i moduli, ma in questo caso vuol dire uno per uno, quindi uno, e sommano gli argomenti, in questo caso teta più alfa. Ok? E quindi avete e alla i teta più alfa. Ok, e quindi il prodotto di due funzioni esponenziali è una funzione esponenziale che ha per esponente la somma degli esponenti. Quindi le proprietà delle potenze rispetto a questa situazione valgono. Ma se io elevo, per esempio, e alla iteta alla 3, faccio un esempio, ma naturalmente al posto di 3 metteteci un n qualunque, vuol dire che io faccio cos teta più i sen teta, faccio questa operazione, cos teta più i sen teta elevato alla 3, ok, e quindi vuol dire coseno di 3 teta, legge di De Moivre, più i per il seno di 3 teta, che è esattamente e a i 3 teta, 3 i teta. E quindi la proprietà per cui alla x tutto elevato alla y uguale alla xy continua a valere. Per cui la forma esponenziale non è altro che la forma goniometrica scritta in una notazione differente. E il vantaggio è che in questa notazione continuano a valere le proprietà delle potenze. Naturalmente anche se il numero complesso è un numero che ha una parte reale. Esempio, se voi prendete un numero complesso z, z è uguale al modulo di z per e a i teta. A questo punto, no? È il suo modulo per cos teta più i sen teta. Benissimo. Ma il modulo di z, ora immaginiamo con z diverso da 0, così io vi restituisco su questo primo pezzettino, che è soltanto dal punto di vista della notazione, un contenuto carino, divertente. Ok? Allora, il modulo di z, essendo un numero positivo, può essere sempre scritto in un unico modo come una funzione, il risultato di una funzione esponenziale. Ricordatevi che esiste una corrispondenza biunivoca tra i numeri reali e i risultati, il codominio della funzione esponenziale. Ok? Quindi è un e elevato alla qualcosa. Mettiamo, siccome noi stiamo utilizzando per i numeri reali le lettere tipo A, B, C, per i numeri complessi z, w, e così via, metteremo e alla a per e alla i teta, che possiamo sempre scrivere prendendola come definizione di a alla z e alla a più i teta. Quindi ogni numero complesso diverso da 0 può essere scritto, secondo questa definizione, può essere scritto come il risultato di una funzione esponenziale, ok? E elevato alla qualcosa. E quindi in questo contesto ha senso elevare e alla z. Ok? Cioè elevare e a un numero complesso significa elevarlo alla sua parte reale più la parte immaginaria, spezzare e trovare quindi il modulo che è alla a e l'argomento che è esattamente il numero che moltiplica teta. Attenzione quindi che ogni numero complesso può essere scritto in forma esponenziale. Quindi concludo la mia prima parte con questa frase. E con l'esempio che porta a quella che è, diciamo, l'equazione più importante. Qui arriva il sole in faccia, ma fa niente, prima o poi gira e quindi io sto sereno. L'espressione, diciamo, più nota forse della l'uguaglianza più nota della matematica. Allora, ogni numero complesso non nullo può essere scritto in forma esponenziale.
Facciamo un esempio. Chiaro che i numeri reali, facile, no? Se voi prendete un numero reale, positivo, 3, esempi. Facciamo così. Buongiorno, prof. Ah, ecco Alessia. Sì, benissimo. Non mi è apparso subito il video. State sereni, io so che qualche problema è possibile, per cui non ho nessuna difficoltà. Mi manca solo Benedetta e va bene. Poi cercheremo di capire. Ottimo. Ah, ecco, perfetto. Comunque, ecco, sì, mi sembra di capire però che non abbiate particolari problemi in generale, per cui io vedo sempre tutti, ah, bravissima, brava. Ottimo, benvenute anche a Benedetta e Alessia, è un piacere che ci siate tutti, è un piacere ed è anche una necessità, perlomeno mia. Allora, esempi. Esempi. Ma prendiamo per esempio, non so, tre. Io dico, adesso voglio scriverlo come esponenziale. Vabbè, però questo è un numero reale positivo, per cui non ho problemi. E basta scrivere come e alla logaritmo naturale di 3. Bingo. Ma uno dice, vabbè, questa cosa la sapevo già, cioè i numeri complessi. Faccio il disegnino del campo complesso che mi piace tanto. I numeri complessi che sono anche numeri reali positivi, ok, facile, basta scrivere e alla logaritmo naturale di. Benissimo. Ma se io prendo meno 1, per esempio, poi è chiaro che per estensione per tutti gli altri va bene, basta fare questa operazione. Se io prendo meno 1, ma se prendo meno 1 che è qui circa. Beh, meno 1 è un numero complesso di modulo 1 e argomento pi greco e quindi e alla i pi greco. Da cui la nostra frase, la nostra relazione, uguaglianza che ogni tanto trovate anche, c'è anche una magliettina in giro con scritto questa relazione qua. Naturalmente Benedetta pensa, ma chi è così svalvolato da migliaia in tutto il mondo? Benissimo, se prendete il meno 1 lo portate dall'altra parte, ottenete questa cosa carina che è la cifra di oggi, e alla i pi greco più 1 uguale 0. Mamma mia, ma è bellissimo. Magari quello che indossa la maglietta non sa assolutamente cosa c'è scritto, ma non fa niente. Allora, e la base dei logaritmi naturali, i, l'unità immaginaria, pi greco è sempre pi greco, non si discute, 1 e 0. In un'unica relazione avete i 5 simboli, 6 con l'uguale, 7 col più, i 5 simboli più importanti, i 5 numeri più importanti della matematica, insomma, no? Per cui, carina, folcloristica questa cosa, buttatela via. Il vero contenuto è la notazione esponenziale. Secondo questa definizione, ogni numero complesso può essere scritto in forma esponenziale. Attenzione che questa forma, questa scrittura non è unica, però. Questo ve lo dico solo così molto rapidamente. Infatti è abbastanza facile accorgersi che se al posto di pi greco io qui ci metto 3 pi greco, ottengo esattamente lo stesso numero, perché girare di pi greco o girare di 3 pi greco vi porta sempre ad avere un argomento che è equivalente a pi greco. E quindi questa notazione esponenziale è unica a meno di un multiplo intero di 2 pi greco. Ok, va bene. Quindi a meno di un più 2k pi greco. Se io qui al posto di pi greco ci metto pi greco più 2n pi greco, mettiamo n che è meglio in questo contesto, ottengo ancora meno 1. Quindi può essere scritto in questa forma esponenziale non in modo unico. In qualche senso la funzione esponenziale è una funzione nel campo complesso, è una funzione periodica che ha una certa periodicità. Va bene. Allora, primo punto, notazione esponenziale. A noi questa cosa in che termini interessa? Ci interessa nei termini di poter scrivere più rapidamente un numero complesso e quindi invece che star lì a scrivere coseno di teta più i seno di teta, scriviamo e ai teta. Punto. E più semplicemente potremo fare operazioni applicando semplicemente le proprietà delle potenze usuali per quanto riguarda il prodotto di due numeri di modulo uguale 1 scritti in notazione esponenziale, e naturalmente prodotto quoziente e anche l'elevamento a potenza intera. Ok?
Ottimo. Primo punto, notazione esponenziale, che però ci consente di introdurre il secondo punto. Ci conosce le isometrie. Ottimo. Allora, io faccio una cosa di questo tipo. Incomincio a scrivere una trasformazione nel piano cartesiano. Voi sapete che le abbiamo, io continuo a dire ogni tanto le abbiamo, ma non è vero. Comunque, le avete viste l'anno scorso, le trasformazioni, le traslazioni nel piano cartesiano, eccetera. Faccio un minimo di riepilogo. Questi 3 minuti potete dimenticarli. Pertanto poi i numeri complessi passeranno sopra questa cosa e vi convinceranno che loro la sanno lunga. Ok, primo foglio andato, punto 1 andato e voi siete contenti. Ok, inquadro, spero, quadrarlo giusto, eccolo lì. Ottimo. Secondo punto. Trasformazioni. Se io vi scrivo questa equazione qui, per esempio, x' uguale x più 2, y' uguale y meno 3, voi mi dite sì, questa è l'equazione di una traslazione. Questa scrittura, poi avete visto anche le simmetrie centrali, alcune simmetrie assiali, insomma, un po' di cose, e va bene. Questo l'anno scorso in geometria analitica. Naturalmente, dal punto di vista della descrizione sintetica, nel biennio avete visto le trasformazioni che ho citate prima. Io adesso mi concentro principalmente sulle isometrie, perché poi per passare dalle isometrie alle similitudini vedrete che è facilissimo, soprattutto nel campo complesso. Ma io questa traslazione la posso anche ripensare come trasformazione del campo complesso in sé. Questa è trasformazione che ad un punto xy del piano cartesiano fa corrispondere un punto x'y', secondo un certo vettore di componenti 2 meno 3. Ma è abbastanza chiaro che questa trasformazione io la posso tradurre in C, tradotta in C, quindi trasportata nel campo complesso nero. Che cosa mi produce questa via qua? Non mi serve, la butto di qua. Che cosa mi produce? Z' uguale a z. Poi chiaramente pensate x come la parte reale e y come la parte immaginaria, più 2 meno 3i. Ok, buono. E quindi avete una trasformazione tipo z', cioè il numero complesso dopo la trasformazione, uguale al numero complesso prima della trasformazione più W. Indico sempre con z il numero complesso prima della trasformazione. È chiaro che z nella mia descrizione algebrica sarà x più i y. Ok? X più iy e il mio z' sarà x' più iy'. Ok, boh. Allora, bene, quindi io posso raccontare facilmente le traslazioni in C. E uno dice, vabbè dai, hai scritto più o meno la stessa cosa. È vero, nello stesso tempo però ho anche scritto lo stesso contenuto in una forma certamente più compatta, perché qui mi occorrono due equazioni, qui invece me ne occorre una sola. È un modo sintetico per raccontare le trasformazioni. È chiaro che per passare da uno all'altro è molto semplice, basta scrivere al posto di zx più y e passate all'ambito analitico e più o meno il viceversa per passare dall'ambito analitico all'ambito del campo complesso. È chiaro, qualcuno di voi a questo punto mi dirà: ho capito, tu non hai fatto altro che sovrapporre il campo complesso con il riferimento cartesiano, esattamente la stessa operazione che abbiamo fatto in classe quando abbiamo parlato di somma in C. Bene, però a questo punto io vi racconto, ed è il percorso, il punto 2, vi racconto a partire da una trasformazione che è più o meno come questa, ma leggermente modificata, vi racconto delle isometrie dirette. Allora, isometrie dirette.
Poi cerchiamo di capire cosa vuol dire questo dirette. Parto dalla trasformazione con i numeri complessi. A me serve una trasformazione che non modifica le distanze, ok? Cioè, se i due punti prima della trasformazione distano 2, dopo la trasformazione continuano a distare 2, e quindi questa è la definizione di isometria. Bene, allora, le isometrie dirette in C, poi vediamo a che cosa corrispondono. Le isometrie dirette in C sono le trasformazioni del tipo z' uguale e i teta per z più w. Se voi provate ad andare a vedere cosa fa questa trasformazione prende il vostro numero complesso z, lo ruota. Allora, moltiplicare per i teta vuol dire ruotare il vostro numero complesso attorno all'origine e poi lo trasla. E quindi è chiaro che è una rototraslazione. Ok, le rototraslazioni nel piano sono tutte e sole le isometrie dirette. Vi ricordo che un'isometria si dice diretta se mantiene il verso di percorrenza delle figure, cioè se voi prendete una circonferenza che è percorsa in senso antiorario, quindi una circonferenza orientata, ne fate un'isometria diretta, la sua trasformata è percorsa nuovamente in senso antiorario. È chiaro che le traslazioni non modificano il verso di percorrenza delle figure, ma neanche le rotazioni modificano il verso di percorrenza delle figure. Pertanto, queste trasformazioni, che sono la composizione di una rotazione di angolo teta e una traslazione, sono tutte e sole le isometrie dirette. Perché naturalmente conservano le distanze e diretta perché conserva l'ordine, il verso di percorrenza. Ora, naturalmente voi rispetto a questo contenuto che è molto semplice, perché voi state sfruttando il fatto che la rotazione è una moltiplicazione, quindi per scrivere questa cosa qua non ci vuole nulla. Ok, ora io rispetto a questa cosa vi faccio due osservazioni in un ordine un po' inverso. Prima di tutto, una rototraslazione, se naturalmente non è una traslazione, perché quando θ è uguale a 0 si ottiene una traslazione, per cui di fatto questa è una rototraslazione se θ diverso da 2n pi greco. È una traslazione se teta è uguale a 2n pi greco. Cui avete anche una cosa molto carina: non solo i numeri complessi conoscono in questo caso le isometrie dirette, quindi rotazioni e traslazioni. Vi ricordo che le simmetrie centrali rientrano nelle rotazioni di 180 gradi, quindi rientrano in questa categoria. Ma le conosce insieme, nel senso che voi avete sempre pensato che la traslazione e la rotazione fossero due oggetti completamente diversi. Vi ricordo che dal punto di vista analitico la rotazione voi non l'avete tradotta in equazione, avete fatto solo con le traslazioni e le dilatazioni, le motetie, queste cose qua. Ok. Ma con questa formulazione noi ci accorgiamo che in un'unica scrittura le prendiamo entrambe, come dire che la traslazione è un caso particolare della rotazione quando teta assume dei valori specifici. Ok? Va bene. Allora, su questa equazione qui io devo fare tre cose. Uno, scriverla in termini, far vedere che riesco facilmente a scriverla in termini analitici. Ok, due, far vedere
questa osservazione molto carina, che ogni rototraslazione in realtà, se non è una traslazione, quindi ogni rototraslazione vera, ha un centro, quindi ha un punto fisso, cioè un punto che viene trasformato in se stesso e quindi un punto attorno al quale gli altri ruotano. Quindi ogni rototraslazione è in realtà una rotazione nel piano. Questo contenuto dal punto di vista anche fisico, cinematico, è molto importante. Qualcuno di voi lo vedrà nei prossimi anni. Ok. E terzo punto, poi faccio vedere anche dal punto di vista algebrico che ha le caratteristiche di un'isometria. Qui adesso è un problema dal punto di vista del sole, perché mi continua a... Vabbè, insomma, dai, fra qualche minuto si vedrà un po' meglio. Noi lo teniamo così per adesso. Allora, osservazione 1. Sono quindi due osservazioni per poi passare al terzo punto. Lo scrivo qui. Osservazione 1. Traduzione in geometria analitica. Ok. Sì, qui il giro del sole sta cambiando e quindi è un vero disastro. Però ho anche la veneziana rotta. Voi sapete che la legge di Murphy impone che, appunto, no, quando una cosa va male, di solito ne vanno male altre 3 o 4. Comunque fa niente, noi resistiamo. Allora, la trasformazione analitica è molto facile. Al posto di z' io ci metto x' più iy'. Uguale, al posto di e ai teta ci metto cos teta più i sen teta, al posto di z ci metto x più iy, e al posto di w ci metto, per esempio, facciamo così, x0 più iy0. Bene, a questo punto è diventata notte qui, va bene? Vabbè, pazienza, dai, tra qualche minuto il sole sparisce dietro lo stipite della mia finestra e siamo salvi. Allora, a questo punto io faccio i calcoli, uguaglio le parti reali. Adesso il calcolo qui io lo scrivo rapidamente, voi poi, stavo dicendo a casa, siete già a casa, confrontate insomma che i calcoli siano corretti. La parte reale viene fuori moltiplicando cos teta per x e quindi x per il coseno di teta e moltiplicando i sen teta per y, quindi meno y per il seno di teta più x0. Ah, che bello, questa è la prima equazione. Come vedete, nelle traslazioni x' va solo con x e y' solo con y. Qui x' va con x e y insieme e anche y' è una miscela di x e y. Y' naturalmente la parte immaginaria sarà x per il seno di teta. È molto facile, eh? Mentre ricordarsi questo è uno scherzo, basta ricordarsi che prodotto di complessi vuol dire rotazione, fine, non lo dimenticherete più. Ricordarsi questa invece uno, cioè, arriva dopo pranzo, ha già dimenticato. Allora, iy cos teta è quindi più y per il coseno di teta, quindi ha questa struttura più y0. È chiaro che risalire al contrario è molto facile. Se voi avete una trasformazione in cui i coefficienti possono essere pensati come coseno e seno di un certo angolo, quella lì è una rotazione e vi trovate anche l'angolo. Quindi, prima osservazione, noi siamo in grado di scrivere un'equazione di una rotazione, di una rototraslazione, conoscendo l'angolo e conoscendo la rotazione. Benissimo. E naturalmente viceversa, da questa equazione io sono in grado di ritornare in questa forma e quindi riconoscere nell'isometria diretta la composizione di una rotazione che viene applicata in questo caso per prima, seguita da una traslazione. Ok? Poi, secondo punto, seconda osservazione, faccio vedere che
Ogni rototraslazione in realtà è una rotazione attorno a un punto e lo faccio vedere andando a dimostrare che ha un punto unito, cioè quello che chiamiamo centro. Naturalmente, siccome è una rototraslazione e ha un punto unito, l'unico modo di applicare una isometria diretta con un punto unito è quello di eseguire una rotazione, non c'è altra possibilità. Ok? Bene, allora vado sull'altro foglio e faccio vedere l'osservazione 2. All'altro foglio è questo, è ancora questo girato. Va bene. Osservazione 2. Ogni rototraslazione è sempre, questo sempre è un avverbio che rafforza ma che non vuol dire assolutamente niente, niente, però va l'idea, uno infatti si ricorda solo il sempre, non si ricorda più niente. Ogni rototraslazione è sempre una rotazione attorno ad un centro che è il punto fisso dell'isometria. Ok? Bene. E bene, si fa per dire, ma fa niente, dai. Allora, come faccio a fare questa operazione? Allora, io scrivo l'equazione della mia rototraslazione. Z' uguale E ai teta per Z più W con teta diverso da 2n pi greco, quindi vuol dire cioè E ai teta diverso da 1. Ok, altrimenti è una traslazione, è chiaro che non ha nessun punto unito. Ok, cerco i punti uniti per poi trovarne solo uno e quindi una rotazione. Allora, come faccio a cercare i punti uniti? Non faccio altro che porre z' uguale a z e quindi risolvo z uguale e ai teta per z più w. Ah, un'equazione di primo grado, ma scusate, equazione di primo grado, questa è l'equazione, molto facile, z per 1 meno e ai teta uguale a w. Ah, guardate, i complessi sono entrati nella zona d'ombra, fa niente, dai, si vede, z uguale, siccome e ai teta è diverso da 1, 1 meno e ai teta è diverso da 0, le equazioni di primo grado in C hanno esattamente una soluzione, mamma mia, che bello, w fratto 1 meno e ai teta. Là, il centro. Ho trovato il centro della rotazione. Ok? Ovviamente l'unica trasformazione che è un'isometria diretta che ha un punto unito, un unico punto unito, può essere solo una rotazione. Ok, quindi le isometrie dirette sono solo le rotazioni. Noi diciamo rototraslazioni perché pensiamo alla rotazione attorno al centro composta con una traslazione, ma è sempre possibile pensarla come una rotazione attorno a un punto. Ok? Se questo punto qui lo indico con zc, z centro, allora l'equazione asterisco, dove asterisco indica la mia rotazione ed è l'ultimo pezzo dell'osservazione 2, stiamo veleggiando verso l'osservazione 3. Segue che asterisco può essere riscritta nella forma. Lascio a voi il piacere di verificare facendo i calcoli che quello che vi sto scrivendo è vero.
Z primo meno z centro uguale e ai teta che moltiplica z meno z centro. Dove sono stati messi in evidenza il centro della simmetria e l'angolo di rotazione. Naturalmente, teta è l'angolo di rotazione in senso orario. Se teta è uguale a pi greco mezzi, vuol dire che state ruotando in senso antiorario di 90 gradi. Se teta è uguale a meno pi greco quarti, vuol dire che state ruotando in senso orario di pi greco quarti e così via. Lasciare a voi la verifica vuol dire che voi riscrivete questa equazione al posto di zc. Ci mettete W fratto 1 meno i teta, sviluppate i calcoli e fate vedere che ritornate qua, cioè queste due scritture sono equivalenti. Quindi, se io vi chiedo, scrivi l'equazione della rotazione di centro 3, 2 e angolo pi greco quarti. Bene, allora uno la scrive nel campo complesso, il punto 3, 2 vuol dire 3 più 2i, benissimo, e scriverà z' meno aperta parentesi 3 più 2i uguale e alla i pi greco quarti, ma è a i pi greco quarti vuol dire radice di 2 fratto 2 più i radice di 2 fratto 2 per z meno quello che era 2 più 3i, sviluppa i calcoli, uguaglia la parte reale uguale alla parte immaginaria e trova x' uguale, y' uguale e ha scritto l'equazione. E naturalmente questa è l'andata, il ritorno identico, nel senso che riconosce la struttura e torna indietro. Quindi voi a questo punto sulle isometrie dirette sapete tutto. Diciamo che con la lezione di oggi chiudete un discorso che è stato aperto circa 2 anni e mezzo fa dalla vostra bravissima insegnante del biennio, che a un certo punto vi ha raccontato delle isometrie, anzi ha fondato il suo percorso geometrico sulle congruenze e vi ha raccontato qualcosa delle isometrie dirette e anche delle isometrie inverse. Ma adesso ci arriviamo in un modo particolarmente, spero, originale, ok? Vado verso la conclusione. C'è un'osservazione 3 che chiude questo punto e che è molto veloce e che mi ci sta qui sotto. Osservazione 3, accelero. Al massimo i file di GeoGebra li guardate voi e provate a giocare un po' voi con GeoGebra come ho fatto io ieri sera. Beh, divertentissimo. Allora, verifichiamo che effettivamente la asterisco è una isometria. Verifico che asterisco è un'isometria. Che cosa significa? Significa che qui la luce è veramente terrificante, ma vedrete che quando ci salutiamo la luce sarà ottima. È una consolazione che è questa qui. Vuol dire che se io prendo per esempio z1 là e z2 fatti così, qua e qua, ottimo, e naturalmente ho una certa distanza. Quando io faccio z1' e z2' e faccio il calcolo della distanza, ottengo lo stesso valore. Vi ricordo che la distanza tra due punti nel campo complesso è uguale al modulo della differenza. Ok? Pensate ai vettori, la differenza tra due vettori è esattamente il vettore che congiunge le due punte. Ok? Questa cosa è veramente spaventosa, ma va bene, ok. Va bene, fare lezione al mattino presto in questo caso, dovrò mettere davanti qualcosa. Amen. Allora, che cosa faccio? Ma se io devo trasformare z1 e z2 con ovvio significato dei simboli, z1' lo scrivo qua, z1' è uguale a e i teta per z1 più w, e z2' è uguale a e ai teta per z2 più w. Ok? Allora, adesso fate la differenza z2' e mettete in modulo z2' meno z2 è uguale al modulo di e ai teta per z2 meno z1. Che cosa ho fatto? Ho calcolato la differenza.
doppio si semplifica, poi ho messo in modulo. Se due numeri complessi sono uguali, lo sono anche in modulo. Ah, ottimo. Ma allora, ricordando che il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli, le proprietà dei moduli iniziali, e che il modulo di A e teta è 1, poverino, è un numero complesso unitario, siamo nel buio, nel fosco più totale, fa niente. La voce ci sorregge, z2' meno z2 in modulo è uguale al modulo di z2 meno z1. Io spero davvero che questa lezione sia la più illuminante di tutto il nostro percorso e anche la più buia di tutte le nostre rappresentazioni. Quindi isometria. Scusate, qui ho sbagliato. Z2' meno Z1'. Z2' meno Z1'. Ok? La distanza dopo la trasformazione è uguale alla distanza prima della trasformazione, per cui evidentemente io ho una isometria. Bene, terzo punto, perché devo andare verso la fine, che se eventualmente non vorrei, ma non fa niente. Allora, io a questo punto però mi sono un po' stufato e vado a scrivere in una zona ancora più buia. Uno dice: ma perché vai nel buio più totale? Perché in questo modo dovrebbe riuscire. Adesso scrivo qualcosa e poi non preoccupatevi. Terzo punto, poco vado per terra. Eccolo lì, l'abbiamo fregato. Terzo punto. Allora, a questo punto qui io faccio una cosa veramente molto, molto bellina. Allora, che cosa? E vado quasi a concludere col terzo punto, poi c'è una quarta osservazione, ma velocissima. Io vorrei completare il discorso sulle isometrie. Terzo punto inizia così. E le isometrie. Oh, e le isometrie inverse, tra cui rientrano le simmetrie assiali e quelle cose strane che si chiamavano glissosimmetrie, no? Una simmetria rispetto a un asse con una traslazione, eccetera. Bene, e le simmetrie inverse. Ora, qui noi facciamo una cosa molto carina. Partiamo sempre dall'elemento analitico nel campo complesso e poi facciamo vedere che questo si traduce in termini geometrici. Io sono in grado di scrivere un'altra trasformazione che è sempre un'isometria, perché facendo il percorso di prima, l'ultimo che ho fatto con l'osservazione sulla conservazione della distanza, arrivo a dimostrare anche qui la conservazione della distanza. Allora, considero queste trasformazioni. Z', doppio asterisco questa volta. Bello. Z' uguale e ai teta, e uno dice: ma guarda, stai scrivendo la stessa cosa. Z più W. No, aspetta, hai scritto la stessa cosa? È impossibile, c'è qualcosa che non va. Sì, ho dimenticato un piccolo simbolo. Zac. Prendete le trasformazioni tipo asterisco che abbiamo detto sono delle rototraslazioni, cioè sono tutte e sole le isometrie dirette. Bene. E fate questa operazione. Provate a mettere al posto di Z, mettete Z coniugato. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che voi, come prima operazione, a partire dal numero complesso Z, pensate di rappresentare il vostro Z nel piano cartesiano. Fate il coniugato, cioè fate una simmetria rispetto all'asse X, poi fate la rotazione e poi fate la traslazione. Avete introdotto semplicemente una simmetria. È chiaro che questa è ancora una isometria. È chiaro che se voi fate il percorso di prima, cioè prendete due punti, z1' uguale e ai teta per z1 più w, z2' uguale e ai teta per z2 più w. Ottenete che z2' meno
Z1' è uguale, raccolgo e θ, semplifico W. Scusate, qui mancano i coniugati, se no faccio esattamente la stessa cosa di prima. Z2 coniugato meno Z1 coniugato. Ma guardate che bello, la differenza dei coniugati è il coniugato della differenza. Tutte le cose che abbiamo visto fino adesso ritornano. Quindi Z2' meno Z1' uguale E a θ per il coniugato di Z2 meno Z1. Però scusate, a questo punto cosa volete che faccia? Metto i moduli. Nuovamente il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli. Attenzione, il modulo del coniugato è il modulo del numero complesso di partenza. La relazione di coniugio non modifica il modulo di un numero complesso perché non ne modifica la distanza dall'origine. Pertanto, il modulo di Z2' meno Z1' è uguale a modulo di Z2 meno Z1. Quindi doppio asterisco è ancora una isometria. Mamma mia, assolutamente meraviglioso. Però questa volta, virgola, questa volta inversa, perché se voi pensate alla trasformazione che noi abbiamo fatto, avendo introdotto una simmetria assiale, perché questa è una composizione dal punto di vista geometrico di simmetria assiale, rotazione, traslazione. La rotazione e la traslazione non cambia il verso di percorrenza dei bordi delle figure, ma la simmetria assiale sì, per cui questa volta inversa. Ok, ora voi sapete che le trasformazioni isometriche, le isometrie inverse possono essere o simmetrie assiali oppure delle glissosimmetrie, cioè sono delle simmetrie assiali seguite da traslazioni che hanno componente però lungo l'asse della traslazione. E quindi noi abbiamo due possibilità per questi tipi di trasformazioni. Io su questo vado a finire. Asterisco da due possibilità. Questa cosa non la dimostriamo, ma sarebbe anche abbastanza facile. Allora, se ci sono punti uniti, se ha punti uniti, allora è una simmetria assiale. Ok, vado sopra perché è qui disastroso. Ok, se ha punti uniti, allora è una simmetria assiale. Bene. Se, e tra l'altro, in questo caso, per una trasformazione isometrica inversa, avere punti uniti vuol dire avere infiniti punti uniti che stanno tutti sulla stessa retta. In realtà, se una trasformazione di questo tipo ha due punti uniti, tutta la retta che li congiunge è una retta di punti uniti. Quindi c'è una retta di punti uniti che è diversa da una retta unita, cioè una retta in cui tutti i punti sono singolarmente punti uniti. Se ha punti uniti, allora è una simmetria assiale. È come dire, no, lo dico dopo. Se invece, se non ha punti uniti, allora è una glissosimmetria che dal punto di vista geometrico, e con questo sostanzialmente vi saluto, è una trasformazione di questo tipo. Prendete una retta e immaginate una trasformazione che fa questa cosa. Ogni punto viene trasformato in questo modo. Prima gli fate fare una simmetria assiale rispetto alla vostra retta e arrivate nel punto intermedio, I. E poi lo traslate, ma di un vettore che ha anche componente lungo questa direzione, e quindi, per esempio, così, e finite qua. P', scusate.
È abbastanza chiaro che questa è una isometria, perché è la composizione di due isometrie. È anche chiaro che non ha punti uniti, perché certamente i punti che sono sotto vanno sopra e viceversa. Gli unici punti che potrebbero essere uniti sono quelli dell'asse. Ma questi che cosa fanno? Per questi la trasformazione è semplicemente una simmetria assiale, per cui si spostano semplicemente e fine. Ok? Quindi, naturalmente voi siete in grado di scrivere le equazioni di queste trasformazioni isometriche inverse. Certo, fate la stessa cosa di prima. Naturalmente, quando prendo la trasformazione scritta nella forma canonica, questa qua, quando sostituite al posto di zx più y, il suo z coniugato è x meno y. Quindi le equazioni dal punto di vista della geometria analitica nel piano delle isometrie inverse sono molto simili alle equazioni delle rototraslazioni, delle simmetrie dirette, se non che ci sono dei segni, un paio di segni che si cambiano evidentemente, no? Perché quando eseguite il vostro prodotto, i due segni legati al meno y cambiano e quindi cambiano semplicemente due segni in diagonale. Ok? Uno dice: ma tu non devi finire con un quarto punto. Il quarto punto, 8 e 58, mi strangoleranno, ma prendo questo rischio. Il quarto punto è semplicemente questo, e così vado a finire con questo quarto punto. Poi gli esercizi che vi do sono semplici, solo sulle rototraslazioni, quindi sulla prima parte che abbiamo sviluppato per bene in dettaglio. Su questa seconda parte vi darò qualche esercizio per il periodo di pausa. Il punto 4, similitudini. Che cos'è una similitudine? Una similitudine è la composizione tra un'omotetia, cioè un ingrandimento, moltiplicare per una certa costante positiva a tutti i termini. È una composizione appunto di un'omotetia con una isometria. Ok? Bene. Ma allora, quindi, isometria composta con, quindi una isometria composta con una omotetia. Ottimo. Allora, per le similitudini la cosa è molto semplice perché io posso facilmente far vedere questa cosa, dirette, inverse, dopodiché voi avete capito tutto. Allora, le similitudini dirette assomigliano dal punto di vista della loro rappresentazione nel campo complesso alle isometrie dirette. Che cosa cambia? Cambia che z' uguale davanti a e i teta, cioè invece che moltiplicare per un numero complesso di modulo 1, moltiplico per un numero complesso di modulo generico, k per e a i teta. Per z più w, guarda lì che bello, con k, attenzione, che è appartenente ad R più, con R più si intendono i numeri reali positivi. Ok? Poi certo, se teta risulta essere uguale a 0 oppure 2n pi greco, allora avete z' uguale kz più w, è un'omotetia composta con una traslazione. Certo, se k fosse uguale a 1 e θ uguale a 0, ritrovate una traslazione e così via. In pratica, in questa equazione ritrovate tutte le isometrie dirette, quindi traslazioni e rotazioni, e anche tutte le similitudini dirette. E per le inverse, beh, a questo punto io non faccio altro che ridire cose che staranno risuonando nelle vostre case, identico, soltanto che si introduce una simmetria assiale descritta attraverso l'operazione di coniugio con K appartenente ad R più. In entrambi i casi, questo valore di K viene chiamato rapporto di similitudine. K è il rapporto di similitudine. Ok? E
E quindi voglio scrivere una similitudine che ha alcune caratteristiche, eccetera. Bene, se conosco K, conosco θ, conosco W, scrivo al posto di Z ci metto X più Y, al posto di Z' ci metto X' più Y', sviluppo i calcoli e scrivo l'equazione della similitudine. È chiaro che nel campo complesso la descrizione delle isometrie e delle similitudini ci sta su due equazioni lunghe circa 1, 2, 3 pollici. Ok? Mentre la descrizione analitica è una descrizione certamente un po' più lunga. Ok, sono stato entro l'ora, ma sono stato comunque lungo. Su Classroom voi trovate alcuni esercizi che vi chiedo di postare per lunedì 6 aprile, che sono sulle rototraslazioni, rotazioni, insomma. Voi vi riguardate il percorso di teoria e faremo lunedì una correzione condivisa di questi esercizi. Sono pochi, sono 4-5 esercizi che io vi assegno ora e gli esercizi che c'erano per la volta precedente, cioè per oggi. Così completiamo il discorso. Poi vi darò un po' di esercizi sulle similitudini inverse, dirette, anche sulle glissosimmetrie e simmetrie assiali per la pausa, poi le rivedremo al rientro. Ok, però direi che questa parte è doverosa perché dice molto anche della struttura dei numeri complessi. Bene, io vi saluto, vi lascio alla vostra mattinata, vi ho rubato anche qualche minuto, mi scuso con l'insegnante che viene dopo, però vabbè, pazienza, dai. Ottimo, buona giornata. Un abbraccio a tutti, noi ci vediamo domani, domani alle 10, sempre in live streaming, completo il discorso sulle onde stazionarie. Buona giornata, un abbraccio a tutti.